Ok, in questo video vi mostrerò come si fa ad assemblare una cornice come questa, che è la copia di una cornice Salvator Rosa del 700, cornice romana. Prima l'ho fresata alle macchine, l'ho tagliata a 45 gradi e adesso sono pronto per montarla. Come potete vedere, questa fessura qua è la fresata che ho appena dato con quella macchina. Questo invece è il lamello o biscotto in gergo, che è quella parte lignea che una volta che è stata incollata viene incastrata qui dentro e quindi per mezzo di questo incastro si riesce ad assemblare la cornice in questo modo qua, vedete? Adesso metterò la colla e poi l'assemblo, così vedete il procedimento reale. Ecco qua, qui prendo la colla, la metto qua sopra e la faccio bene entrare in questa fresata. È importantissimo essere abbondanti, cioè mettere abbastanza colla, altrimenti poi la cornice si rompe. Vedete? Ok, aspetta un secondo. Vedete qui come metto bene la colla su tutto questo lamello, poi lo spingo dentro così, poi con l'aiuto di questo martello da campeggio lo spingo qui dentro e gli metto un bel po' di colla sopra. È molto importante che ci sia molta colla, ripeto, altrimenti poi la cornice resta delicata. Tempo, tiene che appagare.